Non solo per me, capito? Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Roberta, no, ciao io Gianluca. Io mi posso allora, oggi mi invidierete moltissimo perché io mi trovo nel cuore della Puglia, tra Polignano ed Ostuni, in una masseria antichissima, insieme ad un divo di Hollywood, che tra l'altro ha appena fatto un meraviglioso film con il maestro Lino Banfi. Lui è affascinante, è bellissimo, è moro, ha gli occhi scuri e io voglio brindare insieme a Ron Moss. Ciao Ron, how are you? Ciao Roberta, I'm very well, thank you. Scusate, io sono molto molto emozionata perché dovete sapere mi sono fatta anche i capelli come Brooke Logan. I'm your Brooke Logan. Just like Brooke, just like Brooke. Allora, noi ci troviamo, sì, è stupendo. Posso dirlo? You are beautiful. No, I'm not. I'm not. Vabbè, modesto. Allora, noi modesto, ci troviamo Ron, nella masseria di Ron. Esatto, è modesto. Allora, ci troviamo nella masseria, pensate, del 1800 ed è la casa pugliese di Ron. E lui, infatti, passa un po' di tempo in America e un po' di tempo in questa meravigliosa terra che è la Puglia. Ron, tell me about your masseria. My masseria Parentano is a wonderful, wonderful new home for me. It's a new project, a creative project. We have our vino, we have our olive oil, we have a place that I can have all my friends come and visit. Oh, yes. Quindi insomma, qui lui produce il vino, certo. Produce l'olio, c'è una natura veramente incontrastata e vengono tanti suoi amici. Ma a proposito di questo, ecco perché Roberta, Gianluca, io vorrei Ron, fare un po' di gossip. Noi abbiamo sentito Ron parlare in inglese, ovviamente, ma sappiamo che tra poco ci sarà una lezione in italiano, anzi in pugliese, per Ron. Allora, io so che tu gli vuoi chiedere quante star lo vengono a trovare, ma c'è una star che poi ci devi presentare insieme a lui. Assolutamente, però dovete sapere che i suoi vicini di casa, your neighbors, sono persone come Jennifer Lopez, Madonna, you know? I don't know either one of them. Ah, non li conosco. Allora, io insieme a voi, non li conosce. Allora, facciamo una cosa, mentre tu ti sposti e sì. Raggiungi chi devi raggiungere, noi vediamo questo viaggio a sorpresa, che è un film con questi protagonisti, Ron Moss e non solo, che ripercorre un po' la storia vera che ci stai raccontando. Guardate. I'm tired of this city. My father always told me about the mythos of Italy and about a legendary masseria in Puglia. I process immediately with a payment of $50,000. Done. So after 10 hours of plane, 1 hour on a bus, and 20 minutes in this very strange car with 3 wheels, finally I can reach the appointment with the masseria I purchased. At the address of the masseria, there is nothing. È arrivato. L'americano. Quale americano? Quell'americano. È molto maffa. Se babbo viene a sapere il suo fatto. Quello muore. Ma come signora? Madonna! Mi viene la pressione a 500. Puh! La restituzione della caparra, qualora la parte venditrice dovesse ripensarci, sarebbe 1 milione di euro. Ma no! Americano, ho incontrato in caserma qualche giorno fa. Per una volta che a primo sguardo ho pensato, beh, niente male. E invece... Perché ti piace col calascio? Siamo in questa situazione per colpa vostra. As of today, you will live in the state and you'll work for me for free. Understand? If this was a movie, I would not believe my eyes. I don't know where this trip will take me. What I do know is that I found something very beautiful. Insomma, Roberta, abbiamo capito che nel film Ron Moss viene truffato quando acquista la masseria. Fortunatamente nella vita reale non è accaduto così. Ma c'è lui? C'è anche Lino Banfi lì? Assolutamente sì, un'altra star internazionale, ma tutta made in Italy. Il maestro Lino Banfi. Maestro, io lo vado a cogliere perché insomma... Ciao maestro, ma certo! Stavo dando disposizioni a tutti qua in inglese perché dove mi devo sedere io? Quindi... Allora maestro, questa è la sua postazione, la tua postazione. Ok, tomorrow
morning, tomorrow morning. Sto dando disposizioni. Sta dando disposizioni. Viaggio a sorpresa, abbiamo appena visto il trailer e tra l'altro, insomma, è ripartita l'estate italiana, un film tutto girato qui in Puglia, giusto? Una terra bellissima da visitare, sì. E un film meraviglioso. Posso, a proposito di meravigliosi, posso salutare Gianluca e Roberta, perché non li ho salutati. Ciao Gianluca, noi siamo uguali sotto certi aspetti. No, dicevo, il bello di questo film, non so se te l'ha detto già Ron, perché noi parliamo continuamente, io e lui, solo con gli occhi. Io parlo la mia lingua, lui la sua, ma ci capiamo benissimo. Ma, certo. Non ha dato qualche lezione di pugliese a Ron Moss? Ho voluto godere questa cosa di pugliesità, perché come pugliese io sono il traghettatore degli altri che diventano pugliesi, una specie di Caronte della Puglia. Ci sono delle lezioni, infatti, come stanno dicendo da studio, molto particolari di anglo-pugliesi, difficilissime tra l'altro. Possiamo far vedere un attimino insomma, gli amici dell'estate in diretta, a Roberta, a Gianluca, la difficoltà? Attenzione, eh? Intanto dopo chiedi a Ron cosa ne pensa di Lino Banfi, così te lo dice nella nostra lingua americana, certo. Ma questo te lo dice dopo. Certo. Adesso io sono riuscito ad avere come allievo lui, ed è un bravissimo allievo che sa dire a memoria c'è una macicia, ma nini c'è una macina, è difficilissimo anche per me. Ma è impossibile, è impossibile questa. C'è una macina? Sciamanina. C'è non genamesci, non genassimiscena. Bravo, complimenti, bravissimo. Grazie Roberta, grazie Lino Banfi, grazie Ron Moss. Scusate, ma dobbiamo andare.